Oggi andiamo a vedere questo super abbacchiatore, il Castellari Vertigo L 12 volt, un abbacchiatore davvero fantastico a meno di 500 euro. Vi lascio il link in descrizione con tutte le caratteristiche, la scheda tecnica e anche il link per l'acquisto e ora andiamo in campo a vederlo per bene. Ciao, io sono Francesco, giardiniere, potatore certificato. Oggi sono nella fattoria del Carpanedo e andiamo a vedere questo abbacchiatore della Castellari, il Vertigo L 12 volt. E andiamo a vederlo in tutte le sue parti perché mi ha davvero stupito in quanto sono state risolte delle piccole problematiche che affliggono molti abbacchiatori simili a questo, quindi molto interessante. Partiamo del cavo, che è un elemento che spesso non viene considerato troppo, ma invece ha la sua importanza. Qui abbiamo innanzitutto un portafusibile, in dotazione abbiamo anche due fusibili. Questa è una cosa molto interessante perché invece che mettere il portafusibili all'interno della macchina è stato messo esterno, così da essere maggiormente agibile e anche da togliere comunque un pochino di peso dalla macchina. Le pinze sono veramente molto robuste e quindi ci consentono di far tenere fissa la batteria ai cavi, cosa che invece magari a volte viene trascurata e magari tirando un pochino si staccano subito. Queste invece sono veramente molto sia ampie di dimensione che proprio belle e robuste. Andando a parlare del cavo vero e proprio, è molto ampio di dimensione per far sì che non ci siano dispersioni di corrente. E qui c'è una zanzara, via zanzara, via zanzara. E è di sezione tonda invece che piatta per evitare che si attorcigli. Questo sicuramente è un'ottima cosa. Hanno anche creato questa fascetta col velcro, molto comoda per diciamo far tenere fisso il cavo quando non viene utilizzato, ma anche un'altra funzione che ora vi vado a far vedere. Questa fascetta, che ora vado a togliere perché dobbiamo comunque aprire il cavo, ci va a tornare molto utile perché ci consente di fissare il cavo praticamente all'asta. Ora vi faccio vedere come, però prima andiamo a connettere il cavo alla macchina tramite proprio il connettore, e anche qua notiamo una cosa molto interessante: i connettori sono molto sottili ed ergonomici, non presentano spigoli che si potrebbero andare a incastrare quindi nella rete. Quindi anche qua è stata trovata questa soluzione molto pratica, quindi c'è veramente una cura dei dettagli che mi ha stupito. Il connettore, tra l'altro, si aggancia con una facilità estrema. Anche questa parte qua, che è quella più soggetta all'usura e poi alla rottura, è stata rinforzata ed è stato usato un materiale apposta per sopportare maggiormente praticamente gli sforzi che deve subire il cavo. Andiamo quindi, come vi dicevo prima, a collegare il cavo all'asta. Così facendo, cosa succede? Praticamente il cavo innanzitutto viene fissato meglio e non si va a forzare troppo su questa parte qua, e soprattutto evitiamo che ci vada il cavo nei piedi, perché lo allontaniamo praticamente dalla parte che ricadrebbe sui piedi, e così riusciamo a lavorare molto meglio. Quindi con un semplice sistema di questo tipo sono stati risolti più problemi. Andiamo ora a vedere proprio tutto il corpo macchina, a partire dalla parte in basso dove è stato posizionato l'interruttore. L'interruttore è stato posto in questo punto perché è il punto più comodo dove azionarlo, visto che comunque qua avremo sempre le mani, e è stato anche riparato da questo parapolvere perché avevano visto che senza la polvere degli olivi nel tempo andava a insidiarsi dentro e poi creava problemi elettrici. Quindi ottima cura nei dettagli. Passiamo all'asta, che è in alluminio, quindi molto leggera e anche resistente, ovviamente. È un'asta telescopica, quindi possiamo allungarla in questo modo. È stato curato molto bene in dettagli anche questo sistema di aggancio e sgancio, perché abbiamo tramite questa ghiera posteriore la possibilità praticamente di regolare quanto stringe questo sistema, così da appunto vedere se lo preferiamo che la tenga più fissa o che sia leggermente più morbida. Quindi una cosa molto interessante, un sistema soprattutto molto pratico per allungare e fermare poi l'asta telescopica. Ma arriviamo
al cuore della macchina, che è la testa. Abbiamo diverse caratteristiche importanti: a parte il motore interno da 12 volt, la testa è inclinata. Questo ci consente, come poi dopo vi farò vedere, di lavorare molto meglio, specie alle massime estensioni. E un'altra cosa che notiamo è che la testa è molto compatta, ha questa forma particolarmente assottigliata che ci consente di lavorare senza agganciarci nei rami e quindi anche in maniera più libera. E questo è un aspetto molto importante che invece su altre macchine viene un po' trascurato. Passando poi alla parte delle aste, che sono in carbonio, lunghe 35 centimetri, notiamo un movimento, poi vi farò vedere quando è acceso, molto interessante, perché le aste qua vanno ad incrociarsi e questo è veramente utile, perché quando l'asta si incrocia è il momento in cui fa cadere maggiormente le olive. Quindi hanno studiato questo movimento in maniera molto oculata perché questo abbacchiatore abbia un ottimo rendimento. Abbiamo anche a disposizione questi fermi che possiamo mettere o togliere a nostro piacimento. La loro funzione è quella di porre un limite di avanzamento sulla pianta, ovvero quando incontriamo il ramo si ferma qua e quindi non andremo troppo a fondo, che a volte può essere utile perché dobbiamo comunque lavorare principalmente in punta, che è la zona dove si raccolgono maggiormente le olive, ma se ci dovesse dar fastidio lo possiamo tranquillamente togliere. Un altro aspetto molto interessante è il fissaggio delle aste, che avviene tramite una filettatura molto robusta, molto ampia di diametro, quindi questo ci consente, oltre che una maggiore affidabilità, anche una comodità nel caso dovessimo sostituirne una, perché con una chiave riusciamo a svitare velocemente e rimetterne una nuova. Quindi anche qua notiamo molta cura dei dettagli e questo davvero mi ha molto stupito. È arrivato il momento di collegarlo e vedere come funziona, quindi semplicemente andiamo a collegare i poli. Mi raccomando, non sbagliate, negativo sul negativo e positivo sul positivo. In questo caso ho usato la batteria del furgone perché non avevo una a portata di mano. Comunque ci vuole una batteria da 60-70 ampere ora per avere la garanzia di lavorarci una giornata intera. Ora l'abbacchiatore è collegato, quindi possiamo provare ad accenderlo e vediamo come funziona il movimento. Allora, già dalla prima accensione noto che le vibrazioni sono molto limitate e è veramente anche il tutto molto leggero, cioè voglio provarlo alla massima estensione. Ok, proviamolo così per vedere la comodità e vi faccio anche vedere il perché la testa è inclinata. Allora, devo dire che innanzitutto noto un'impugnatura molto comoda, perché riusciamo col pugno della mano a tenerlo in questo modo e arriviamo veramente molto molto alti e riusciamo quasi a tenerlo con una mano perché è veramente molto leggero. Proviamo a attivarlo. Come vedete, anche in questo caso, allungandolo al massimo, dove le vibrazioni dovrebbero aumentare, si ha comunque un comfort notevole e mi aspettavo facesse anche più rumore la testa in alto, ma invece è anche piuttosto silenziosa, devo dire. Non ho notato un inquinamento acustico esagerato, ecco. Ora vi volevo far vedere il discorso della testa inclinata. Andremo a provarlo poi in un tutorial dedicato, perché poi bisogna anche verificare che effettivamente funzioni bene, anche se i presupposti ci sono tutti. Però, come vedete, se io vado a voler raccogliere in una parte alta, la testa inclinata mi aiuta molto a far lavorare più orizzontalmente i denti, le aste. Quindi questo sicuramente è molto utile, perché se fosse al contrario, addirittura, vedete, va a lavorare proprio in maniera totalmente sbagliata. Invece questo fatto di avere la testa inclinata, come vedete, io ci arrivo praticamente contro l'olivo quasi orizzontalmente. Questo sicuramente aiuta tantissimo.
Devo fare un piccolo appunto sulla modalità di lavoro di questo abbacchiatore, ovvero l'utilizzo dei fermi di cui abbiamo parlato prima. Su piante che sono state potate e quindi dove non abbiamo necessità di infilarci troppo all'interno, possono essere utili perché danno maggior rigidità alle aste e quindi ci consentono di raccogliere meglio. Mentre su piante non potate può essere utile andare a toglierle per andare più a fondo e raccogliere anche le olive più lontane. Quindi abbiamo questa doppia possibilità. Secondo me questo abbacchiatore è molto indicato per l'hobbista per tre motivi. Innanzitutto è un abbacchiatore di qualità, quindi ben costruito, ben funzionante, facilmente utilizzabile. Allo stesso tempo però abbiamo un prezzo molto interessante, che per un abbacchiatore di questa fascia secondo me è un prezzo veramente straordinario. E il terzo motivo è che abbiamo manutenzioni veramente facili, è tutto scritto nel libretto di uso e manutenzione. Per manutenzioni eventualmente più profonde bisogna contattare il centro assistenza e ci pensano loro. Vi lascio in descrizione video tutti i riferimenti, sia per schede tecniche che per l'acquisto, e sappiate che a breve farò un tutorial dove lo andremo a provare in campo, quindi mi raccomando continuate a seguirmi, non vedo l'ora di provarlo, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!